medicina e chirurgia dell'Università Vita Salute San Raffaele è di relativamente recente istituzione e tuttavia questo, lungi dall'essere una criticità, è in realtà stato un punto di forza notevole, perché la facoltà si è inserita da subito nel contesto dell'Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele, un istituto che è ai primissimi posti delle valutazioni sia della ricerca scientifica sia dell'assistenza in Italia da sempre. Questo ha rappresentato pertanto un'opportunità notevole per la facoltà di medicina per potersi inserire in una formazione di avanguardia e per mettere al centro non soltanto l'assistenza avanzata, non soltanto la ricerca di qualità, ma anche quell'espressione di ricerca scientifica che viene definita medicina traslazionale, cioè il trasferimento dei dati della ricerca al letto del malato. Ciò è stato, come dicevo, un indubbio vantaggio. Ricordo che l'Istituto Scientifico San Raffaele risulta al primo posto nel paese in tutte le classifiche che riguardano la ricerca biomedica e l'assistenza. Tra gli elementi distintivi della nostra formazione, nei nostri 8 corsi di laurea, che ricordo includono non soltanto 2 corsi di medicina e chirurgia, uno in italiano, uno in lingua inglese, ma anche odontoiatria, biotecnologie e corsi di laurea per le professioni sanitarie, c'è quindi una tensione verso la formazione avanzata, una grande partecipazione degli studenti sia all'assistenza da subito sia alla ricerca, e quindi la possibilità di comprendere quali sono le strategie della ricerca biomedica che portano poi ad un'evoluzione della medicina moderna, l'internazionalizzazione, come dicevo, in tutti i corsi di laurea, e la possibilità in un contesto di questo tipo di maturare la propria aspirazione, le proprie qualità in termini di formazione e di portarle via via nel tempo verso una solida formazione professionale. A questo ovviamente fa da sfondo la nostra tensione verso la formazione post laurea, che è notevolissima e soprattutto si è rafforzata in questi ultimi anni attraverso 27 scuole di specializzazione medica, corsi di dottorato di ricerca e una notevole offerta di master su temi specifici che ovviamente sono importantissimi per completare, nel momento in cui il laureato ha già maturato una propria scelta, la formazione. Quindi, in conclusione, la nostra ambizione è quella di avere e sempre più potenziare una scuola di medicina avanzata, moderna, aperta al mondo scientifico e all'evoluzione del sapere scientifico, al rispetto del paziente. Una nostra forte attenzione è rivolta infatti a formare il nuovo medico nel rapporto medico-paziente, aspetto che spesso viene messo in secondo piano da una medicina iperspecialistica, e alla comprensione dello studente e poi del medico dell'evoluzione della ricerca scientifica nel tempo.